Ci siamo, Stefano, è arrivato il momento della finale dell'Asian Elite Cup. Aspettavo questa partita, Pia, di torneo, è stato davvero molto molto bello. Possiamo solo augurarci che la sua conclusione sia all'altezza e che le due squadre non siano arrivate troppo stanche a questo appuntamento. Per la sfida di oggi si affrontano Juventus ed Everton. E c'è ovviamente grande curiosità per capire cosa potrà dare questo difensore centrale che nelle intenzioni di allenatore e dirigente dovrebbe assicurare maggiore solidità al reparto difensivo. Evidentemente non si sentiva ben protetto dietro e ha voluto cautelarsi con l'acquisto di questo giocatore. Sono curioso di vedere quale contributo porterà alla linea difensiva. Si cambia in porta per loro, vedremo questo nuovo portiere che cosa saprà dare, se saprà dare sicurezza al reparto difensivo. Certo, un po' di emozione c'è perché oggi è il giorno del debutto. Stiamo parlando di un estremo difensore sicuramente affidabile, bravo sia tra i pali che nelle uscite. Dovrebbe essere una garanzia la guardia della loro porta. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Si schierano con un classico 3-5-2, modulo che all'occorrenza può trasformarsi 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se si abbassano gli esterni di centrocampo. Non a caso hanno elementi sulle fasce in grado di dare un buon contributo sia in fase di spinta sia quando si tratta di difendere. Dani Alves. La Juve a caccia del gol. Occhio al cross di Dani Alves. Il recupero sul pallone. Mirallas. Barclay. L'Asian Elite Cup è giunta dunque al suo atto conclusivo, è stato sicuramente un torneo interessante che ha messo in mostra anche delle buone individualità, Stefano. Gli allenatori cercano delle risposte da queste competizioni, qualcuno le avrà trovate, altri invece dovranno interrogarsi sulle proprie scelte, magari modificandole radicalmente in vista della prossima stagione agonistica. Dani Alves. Higuaín. McCarthy. Deulofeu. Mirallas. Lukaku. Deulofeu. Barry. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Sventa qui la minaccia. Bates prova. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare, ma non deve abbattersi, secondo me. Higuaín. C'è spazio per andare. Dybala! Arriva dunque il primo gol della finale. Un gol che potrebbe anche risultare decisivo. Vedremo ora se proveranno a chiuderla o se ci sarà la reazione della squadra avversaria. Ottimo il cross, perfetta la scelta di tempo. Ma lo hanno lasciato troppo libero e lui ne ha approfittato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Barry. Barclay. McCarthy. Ci sono metri a disposizione. Jagielka. Cercano spazi. Coleman. Traversone in area. Lukaku! Splendida parata in tuffo del portiere. Grande pallone verticale. Palla schizza via dopo il contrasto. L'arbitro concede rimessa laterale per la Juve. Hernanes. Cuadrado. Hanno spezzato bene la trama qui. Barclay.
Fanno girare il pallone molto bene. Cercano di aprire la difesa avversaria. Palla che scivola a fondo campo. Intercettano bene il pallone. Deulofeu. Occhio al suo movimento. Palla in fallo laterale. Barry. McCarthy. Occhio al cross. Ha perso il pallone. C'è la prateria per andare. Ha scelto il male minore concedendo il corner. Dybala. Spazza Hernanes. L'appoggio di testa al compagno. Chiedira. Bonucci. Dybala. Occhio, cerca l'area di rigore. Occhio al tiro di Higuain. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore. Sappiamo che può e deve fare molto meglio. Higuain, guadagna metri. Barclay. Mirallas. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Si fanno vedere i compagni. Passaggio intercettato. Cerca la porta. Grande parata. Super portiere. Palla che finisce in out. Barry. Quadrado. Dybala. Guadagna metri verso l'area. Con questa palla punta la porta. Higuain non si fa sorprendere. McCarthy. Ecco il tiro. Palla fuori. Grande occasione gettata al vento, Pierre, questa. Barclay. Khedira. Quarto uomo esibisce il tabellone. Due minuti di recupero. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Palla vagante. Recupera bene il pallone. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. La sostituzione, vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. La finale dell'Asian Elite Cup è ora nel secondo tempo. Tra poco conosceremo il nome della squadra vincitrice. Pronto Pierluigi? Ci sono metri a disposizione. Ottimo il pallone filtrante. Higuain. Sventa, Khedira! La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare, ma non deve abbattersi, secondo me. Dybala. Perdono il pallone.
Arriva una notizia ufficiale importante di mercato. Gundogan ha completato il passaggio al Manchester City dal Borussia Dortmund. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti a bruciare la concorrenza. Khedira. Dybala. Perde palla. Coleman. Si preparano a cambiare qualcosa alla prossima interruzione. Credo che questo sia proprio il momento giusto. Punta l'area. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Alexandro. Cuadrado. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Khedira. Cuadrado. Si avvicina all'area. È tutto pronto per la sostituzione. Cambio che avverrà la prossima interruzione. Cuadrado. Attenzione al tiro. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Difensore spazza in qualche modo. Gran tiro, grande intervento del portiere. Dybala. Parte il cross. L'anticipo sul pallone. Ha spazzato il pallone in fallo laterale. La Juve a caccia del gol. Sostituzione in arrivo. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Barclay. Barry. Cuadrado. Buon possesso palla, caccia di spazi. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Traversore che viene intercettato. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. Attenzione al cross. Difensore fa suo il pallone. L'arbitro concede rimessa laterale per la Juve. Qui vediamo con l'aiuto della grafica i dati sul possesso palla. Partita sostanzialmente equilibrata, nessuna delle due squadre ha saputo in... Parte il tiro, una parata incredibile. Barclay. McCarthy. Bolasie. L'allenatore deve aver visto qualche giocatore stanco e ha deciso di sostituirlo. Effettivamente c'è molta stanchezza in campo, è necessario cambiare qualcosa. Ottimo il tiki-taka qui. Bolasie, grande parata, grande riflesso, su pro. E il gol che vale il pareggio e cambia tutto. Vogliono la Coppa almeno quanto la squadra avversaria, ce la stanno mettendo tutto per raggiungere il loro obiettivo. Partita che promette di regalare emozioni e gol da qui alla fine. Sfortunato qui il portiere, il pallone è finito proprio sui piedi dell'attaccante che da lì non poteva sbagliare. Ci aveva messo. Una pezza sulla conclusione precedente, ma non poteva farci niente sulla ribattuta. Tutto è pronto per il cambio, si attende solo il segnale dell'arbitro. Vediamo se questa sostituzione riuscirà a portare nuove energie e nuove idee. Barry. Dybala. 600 secondi da giocare ancora.
Palla vagante. Bolasì. Intercettano bene il pallone e provano a ripartire. Dybala. Occhio, cerca l'area di rigore. Higuain! Poteva fare certamente meglio qui. Era una chance importante da non lasciarsi sfuggire, peccato. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Ancora parità quando mancano 300 secondi alla fine. Punta l'area. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Incertezza massima in questa gara, siamo nei minuti finali. Ovviamente ogni errore può essere decisivo. C'è l'intervento di Pugno. Grande giocata. Prova ad andare vicino al secondo gol, ma stavolta il portiere gli ha chiuso la porta. Ci proverà sicuramente, non è uno che si arrende. Ancora 3 minuti da giocare. Pjanic. Si avvicina all'area. Ha provato. Il cross, un tentativo inutile. Si chiudono dunque anche i supplementari. Parità, si va ai rigori. Si appresta a battere il primo rigore della serie. Rigore. Sembrava proprio fosse un errore annunciato, sembrava molto tranquillo. E c'è il gol, perfetto il rigore. Conclusione perfetta, calciato davvero bene. Portiere che mostra grandi riflessi qui. Grande forza mentale, aggiungerei. Tutta la tensione sul volto di questo giocatore, momento chiave. Gol, splendido rigore! E come fai a arrivarci su un tiro del genere? La mette dentro! Gol, un rigore perfetto! Ha interrotto la rincorsa appena prima del calcio, ha ingannato il portiere. Tutta la pressione è su di lui, se non sbaglia! Con questo calcio di rigore può regalare la vittoria alla sua squadra. È finita, con questo rigore vincono il match. Ha calciato con una calma olimpica, regalando la vittoria alla sua squadra. La finale dell'Asian Elite Cup si è dunque conclusa e questo è il momento dei festeggiamenti. Questa squadra ci teneva a far bella figura davanti ai propri tifosi ed è riuscita a centrare il proprio obiettivo. Ora potrà prepararsi all'inizio della stagione agonistica con più fiducia nelle proprie capacità. E finalmente possono lasciarsi andare e festeggiare la Coppa appena vinta, un traguardo importante e meritato per loro. Ci hanno creduto fin dall'inizio, complimenti veri, sinceri. Sono attimi indescrivibili per chi ha scelto di fare questo sport la propria professione. Ti ripagano di tutti i sacrifici fatti. Un successo fantastico, cercato, voluto.